Ministro, ha detto che i bambini sono al centro della vostra agenda, molto spesso però, sempre ha detto, è difficile intercettare i primi... È uno dei temi dei LEA, cioè riuscire a fare diagnosi precoce, a intercettare le sindromi autistiche come si presentano, ma questo riguarda anche altri disturbi altre malattie che hanno disturbi del comportamento. È molto molto importante riuscire a diagnosticare precocemente, perché in alcuni casi si può fare veramente una grande differenza ed aiutare il bambino a, diciamo, a superare alcuni aspetti della patologia. E per questo noi abbiamo fortemente voluto nei nuovi LEA creare questo gioco di squadra tra i soggetti e gli attori coinvolti. E poi è molto importante lavorare sulle famiglie, sensibilizzarle ad affrontare questo momento, che è un momento sicuramente difficile, cioè la diagnosi di una malattia come questa è molto difficile per una famiglia, quindi bisogna aiutarli in questa fase delicata, fornirgli anche degli strumenti per poter intercettare quei sintomi che possono far emergere o sospettare una sindrome autistica e poi aiutarli nel percorso. Ecco, i nuovi LEA fanno tutto questo, sarà il nostro compito poi vigilare che vengano applicate queste nuove procedure nello stesso modo in tutto il territorio nazionale. Quando partiranno le nuove linee guida? Beh, lì sta lavorando l'Istituto Superiore di Sanità e i LEA sono in fase ormai di approvazione ultima alla Camera dei Deputati, quindi penso che da gennaio noi cominceremo una nuova fase.